Ciao amici, vi siete mai interessati agli oli essenziali? Sapete perché sono così importanti? Prima di proseguire con il video, provate a rispondere nei commenti. Gli oli essenziali fanno parte dei rimedi naturali e compongono l'aromaterapia. Hanno varie proprietà benefiche per il nostro organismo. Sono antidolorifici, cicatrizzanti, antinfiammatori, riequilibranti, antisettici, stimolanti. In aromaterapia a ogni essenza è associata una funzione specifica e inoltre, gli oli essenziali possono aiutarci a ritrovare il nostro equilibrio interiore. Ne esistono di diversi tipi, ci sono oli per vaporizzatore che diffondono l'aroma nell'aria, oli da applicare sulla pelle con i massaggi, sempre diluiti con altri oli vegetali mai puri, e oli essenziali puri che possono essere assunti anche per via orale. Vediamo ora insieme 5 oli essenziali comuni e i loro principali benefici. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Olio essenziale di limone. È uno dei più usati. Se vaporizzato nell'ambiente, profuma e purifica l'aria. È anche un detergente non tossico per la casa, con una funzione disinfettante. 2. Olio essenziale di eucalipto. È la classica essenza con cui fare i suffumigi in caso di raffreddore e naso chiuso. Si può diffondere anche nell'ambiente per ottenere un effetto balsamico e spettorante. Amici, se vi interessa questo argomento, ho preparato apposta per voi una risorsa gratuita da scaricare sul mio sito. Trovate il link in descrizione qui sotto o nella scheda cliccabile dalla piccola i qui in alto a destra. 3. Olio essenziale di menta. Anche questo olio essenziale è un tocca sana per le sinusiti e gli altri malanni invernali. Ha infatti proprietà mucolitiche, balsamiche e antimicrobiche. Ne bastano poche gocce su un fazzoletto per liberare qualunque naso chiuso. Per saperne di più su come combattere i malanni stagionali e prevenire le ricadute, trovate in descrizione il link al mio ebook con tutti i rimedi naturali più efficaci. 4. Olio essenziale di lavanda. L'olio essenziale di lavanda è rinomato per il suo effetto rilassante e armonizzante. È anche un ottimo detergente per la pelle, infatti contrasta le impurità ed è antisettico. 5. Olio essenziale di rosmarino. Il suo aroma agisce contro lo stress e aiuta a mantenere la concentrazione. Provatelo prima di un esame o di un importante colloquio di lavoro e poi fatemi sapere. Avete visto amici come utilizzare questi 5 comuni oli essenziali? È facile! Per vedere tanti altri video su rimedi naturali per la salute e la forma fisica, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di salute naturale, cliccate su abbonati al canale, come fosse una video rivista che pubblica contenuti utili e gratuiti ogni giorno. Il benessere con gli oli essenziali è importante anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.